rappresenta i nostri incontri a pranzo. Noi siamo, mangiamo le mele e la mettiamo qua. Allora, cara Mara Maionchi, buongiorno. Ciao. Ben arrivata. Cos'è la bugia delle mele? Noi mangiamo poche mele, perché allora, siamo golosi, per mangiamo piacere, molta pasta. Per piacere, Mara, non... Allora, benvenuta. Grazie. Negli incontri a pranzo. Oggi parliamo di hobby. Cioè, vogliamo di sapere... hobby o di hobby? No, di hobby, hobby, di hobby come hobby, passatempo, hobby. Tempo libero. Allora, Mara, io so che tu sei una appassionata di palestra, che ti piace anche andare a cavallo, che insomma fai molta ginnastica, ti piace correre, fai il famoso jogging, insomma fai tutto quello che è proprio l'attività sportiva, è nella tua, nel tuo DNA. L'hai letto in un film dell'orrore. E che oltretutto se tu ogni giorno non ti fai le tue 2 ore di corsa, stai malissimo. Mm. No? Per cui il tuo tempo libero è questo? No, ah, no, tutt'altro. Il mio tempo libero è stare seduto nella sedia con le gambe sotto il tavolo e giocare a carte. A carte. Esattamente il contrario di ciò che hai descritto. Io sono stata sportiva, se ciò si può dire, fino a una certa età, molto giovanile. Dopodiché non corre la ginnastica, qualcosa ho fatto, un po' di pilates, un po' di stiramenti vari, questo lo faccio volentieri perché mi fa un piacere fisico. Mm. Devo dire, la fatica mi opprime un po', anche perché poi non è che non corro mai, corro in effetti, ma corro perché devo andare di lì. Però fai movimento in questo senso, che ti muovi. Sì. Però diciamo che allora questo tuo, il tuo tempo libero è, non è passeggiare in montagna, fare il bagno. Ecco, per esempio, il tuo rapporto col mare, non passi il tempo a fare il bagno? Non ti no, piace. Io non faccio perché il bagno. Perché non fai il bagno? Perché è abitato. Abitato da chi? Abitato dagli animali, dai pesci. Dai pesci. E che ti fanno? A me mi fanno schifo. Non la capite anche? No, no, voi potete capire che punto si ha. Allora, io devo dire che più l'acqua è pulita, più mi crea problemi. Ma anche in piscina sì, allora? Piscina sì, perché non è abitata. Però se c'entro io sono... È abitata questa, abitata dalle balene. No, io devo dire che qualche bagno raro, perché entrare nell'acqua fredda mi dà comunque un senso di fastidio. Cos'è uno scoramento? Uno scoramento, sì, un dispiacere, mi sballa un equilibrio. Faccio pochi bagni, non prendo il sole, non l'ho mai preso, ne ho preso sempre poco. Anche perché i risultati sono stati modesti. No, non mi abbronzo, divento rossa, poi torno bianca. Per cui, dopo aver fatto anni in gioventù di fatica per sembrare come le altre ragazze che erano al mare con me, ho abbandonato l'impresa. Sto sotto l'embrollone e gioco a carte sotto la tenda. Senti, ma questo gioco che fai, che il burracco? Sì. Possiamo dire che è un gioco un po' cretino? O no, si offendono? No, sì. Certamente si offende, è un gioco dove la fortuna ha un'importanza fondamentale, ma come in tutto, anche nella vita, ragazzi, voglio dire, la fortuna, il destino, la predestinazione anche nella vittoria o nella sconfitta di una partita a carte è scritta nel cielo. Però mi fa passare il tempo e soprattutto ogni mano è una mano diversa, per cui si ricomincia da capo, si combatte, io devo dirlo, troppo piacevole. Mi piacevano anche giochi un po' più azzardati, che però in vecchiaia ho un po' sospeso. Però mi piace giocare al casinò, mi piace, è una delle cose che poi cerco di andare poco. Mi sono fatta fuori dai casinò vicini, mi sono rimasti quelli lontani dove ogni tanto mi piacerebbe andare. La ringrazio molto, è stato molto interessante questa... Ecco, questa... non vado nelle sale che ci sono qui. No, perché, per l'amor di Dio. No, ma ti spiego perché. Perché sono contraria, vorrei dirlo, perché le persone che hanno così comodo un posto dove poter andare e buttare dei soldi è veramente pericoloso. Se tu devi fare molti chilometri hai molte volte un deterrente. Che infatti secondo me è stato un errore. Ma infatti enorme, che io non condivido, che lo dico sempre. Lo dico da giocatore, per cui più credibile, perché se fossi uno a cui non piace giocare, beh, è facile per lei. No, io devo dire che almeno la distanza ti concede di rallentare in maniera fondamentale l'abitudine a giocare, dove quasi sempre sei perdente. Con questo chiudiamo. Sì. Questo argomento, io la saluto. Arrivederci. Moltissimo. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Ciao.